apparizioni della Madonna di Fatima sono un qualche cosa di assolutamente unico nella storia della Chiesa, perché hanno un immenso valore di carattere religioso, non c'è dubbio, per riportare gli uomini a Dio è quella la preoccupazione maggiore della Madonna, ma hanno anche una ripercussione, una grande influenza sugli avvenimenti umani, perché è vero che è Dio che guida la storia, però Dio ha creato l'uomo libero e anche l'uomo che è libero può influire sulla storia di se stesso. Ecco che allora le apparizioni della Madonna di Fatima hanno questo doppio significato, un carattere religioso e un carattere anche per la pace nel mondo. Sono avvenute nel 1917, quando stava per finire la guerra, stava per finire la prima guerra mondiale, e la Madonna fa vedere, prima di tutto, fa vedere i bambini l'inferno, ossia fa vedere ai bambini qual è la fine della nostra vita, o il paradiso, l'inferno, il purgatorio, perché dobbiamo avere la mente orientata verso quella che è la nostra meta. Se non abbiamo la mente orientata verso Dio, non sappiamo neppure orientare la nostra vita umana, perché non ne comprendiamo lo scopo. Poi la Madonna parla. La Madonna parla, intendiamoci bene, non per annunciare delle guerre, ma per evitare delle guerre. E quindi dice, se si osserveranno le mie parole, il rosario, la devozione ai 5 sabati del mese, la devozione al suo cuore immacolato, non ci sarà un'altra guerra. Se invece non si osserveranno le mie parole, sotto il pontificato di Pio XI incomincerà un'altra guerra peggiore di questa. E la Madonna ha chiesto la consacrazione della Russia. Intendiamoci, non posso qui andare a fondo ai due argomenti, anche se mi sono cari, la Madonna ha chiesto a Suor Lucia solo e sempre la consacrazione della Russia. Ha chiesto a un'altra grande santa portoghese, una giovane santa portoghese, Alessandrina Maria da Costa, di cui ho anche scritto la vita, ha chiesto a lei la consacrazione del mondo. Però sono due cose che camminano parallelamente. Ora, la consacrazione della Russia, come la voleva la Madonna, fatta dal Papa, con insieme a lui tutti i vescovi del mondo, perché Gesù l'ha specificato bene a Suor Lucia quando ha continuato ad apparirle dopo, anche la Madonna ha continuato ad apparirle anche dopo, perché voleva che fosse un trionfo del cuore immacolato di Maria, e voleva che da quel momento il cuore immacolato di Maria venisse onorato a fianco al suo cuore divino. Vi dico esattamente le parole di Gesù. Però quando il tempo passava e questa consacrazione non veniva fatta, il Signore ci è rimasto male. Vedete come anche noi, col nostro libero arbitrio, possiamo influire sugli avvenimenti internazionali, sugli avvenimenti umani. Non è che tutto dipende da Dio, sì, però Dio ci ha creati liberi e l'uomo può influire sugli avvenimenti umani, altro che, come è stato così per il re di Francia, che non ha fatto quello che le era stato richiesto e ci ha rimesso la testa. Anche qui Gesù, parlando con Suor Lucia, sì, la faranno la consacrazione, ma sarà tardi. Guardate, mi fanno i brividi a pensare a queste parole di Gesù, ma sarà tardi. Ossia, noi per colpa nostra abbiamo fatto sì che avvenisse questa seconda guerra mondiale. Peggio ancora! La Madonna aveva detto di aprire i segreti nel 1960, e nel 1960 la Russia non aveva ancora finito di spargere i suoi errori nel mondo. Non è stato fatto, purtroppo
non è stato fatto. E la Russia ha sparso i suoi errori nel mondo. La conversione della Russia sarebbe stato un trionfo del cuore immacolato di Maria, però richiesto da tutto il mondo. Ecco perché il Signore voleva che questa consacrazione venisse fatta insieme dal Papa e da tutti i vescovi del mondo, che tutta la Chiesa, tutto il popolo cristiano rappresentato dai vescovi consacrasse la Russia al cuore immacolato per avere un capovolgimento. Sì, quando nel 1984 il Papa ha fatto timidamente la consacrazione in piazza San Pietro, io ero lì a un metro da lui perché ero l'organizzatore della piazza San Pietro in quell'occasione, il 25 marzo dell'84, e il Papa ha fatto vedere la statua della Madonna di Fatima, quella del piazzale, che non si muove mai dal piazzale, per quell'occasione è venuta a Roma. E in ginocchio, ha fatto la consacrazione, però c'erano tutti i politici intorno a lui che dicevano non bisogna nominare la Russia, non bisogna, e lui chiedeva ma la posso nominare? No, no, no. La Madonna veniva non per annunciare guai, veniva per farceli evitare. E le profezie di Fatima, lasciatemelo pur dire, con le stesse parole che ha usato Benedetto XVI l'ultima volta che è andato a Fatima. Chi credesse che il messaggio di Fatima riguardi solo il passato si illuderebbe, perché riguarda anche il presente e il futuro. Ma guardate che importanza! Noi vediamo questo sfascio che c'è stato, sfascio di fede, sfascio di religione, sfascio nella Chiesa stessa. E qui uso le parole di Paolo VI. Si pensava che dopo il Concilio Vaticano II ci sarebbe stata una fioritura e invece c'è stato un disastro nell'interno stesso della Chiesa. Da certe fessure il Satana è entrato in Vaticano. Ecco cosa ha detto il Papa. Si credeva in una fioritura, invece uno sfascio anche nel clero, anche nella liturgia, anche nel popolo. Per cui c'è stato questo crollo di fede, accompagnato sì da tutta una cultura che la Madonna voleva ostacolare con le parole di Dio e con le parole della fede, la cultura del razionalismo, dell'illuminismo, del comunismo ateo, per cui si pensava e si è cercato di costruire una società senza Dio. Scienza e ragione giustificano tutto, non abbiamo nessun bisogno di Dio. Vedete lo sfascio delle famiglie, il divorzio, quando Dio dice, Gesù dice, non divida l'uomo quello che Dio ha unito. L'aborto, milioni di persone che vengono uccise al mondo quando Gesù dice, quinto comandamento, non uccidere. Guardate in che disastro siamo andati a finire. E allora ecco che le profezie di Fatima continuano, e la finale della profezia di Fatima è una finale gloriosa. Alla fine la Russia si convertirà, non si è ancora convertita. Il mio cuore immacolato trionferà. Non è ancora trionfato il cuore immacolato di Maria. Trionferà e ci sarà per il mondo un tempo di pace. Ecco allora il finale delle grandi apparizioni di Fatima. Un finale che lascia supporre che per la durezza del cuore degli uomini ci potrà essere un qualche castigo di Dio. Ma non c'è che si vada verso la fine del mondo, come qualche testa matta sta dicendo. Si va verso il trionfo del cuore immacolato di Maria e verso un periodo di pace, perché la pace è basata sulla fede in Dio e l'osservanza delle parole di Dio. Grazie.
Adesso preghiamo il Santissimo Rosario per l'intenzione che tutti obbediscano le richieste del nostro Signore di Fatima e per le intenzioni speciali mandate a noi dai nostri ascoltatori. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Mysteria gloriosa. Primo Mysterium, Resurrectio Domini Nostri Jesu Christi. Incrementum fidei petitur. Pater Noster, quias in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater Noster, quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis, debita nostra, sicut in nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas, in tentationem, sed libera nos ad malum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sacred heart in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Gesu, dimitti nobis peccata nostra, libera nos ab ignibus inferni, perduc omnes animas in celum, praesertum maxime indulgentes. Secundum Mysterium, Ascensio Domini Nostri Jesu Christi in Caelum. Desiderium supernorum petitur. Pater Noster, quias in Caelus, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in Caelo et in terra. Pater Nostrum, Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Jesu, dimitti nobis peccata nostra, libera nos ab ignibus inferni, perduc omnes animas in cielo, praesertim maxime indigentes. Tertium Mysterium. Missio Spiritus Sancti in discipulus et beatam Mariam Virginum. Zealous animarum petitur. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos ad malum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuramente, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Jesu, dimitti nobis, peccata nostra, libera nos, ab ignibus inferni, perduc omnes, animas in cielo, praesertum maxime indigentes. Quartum Mysterium. Assumptio Beati Maria Virginis in Caelum. Gratia Beni Moriendi, Petitur. Pater Noster, qui es in Caelus, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Caelo et in Terra. Pane Nostrum, quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debitoribus nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induceras in temptationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuramente, in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Jesu, dimitti nobis, peccata nostra, libera nos ab ignibus inferni, perduc omnes, animas in caelum, praesertum maxime indigentes. Quintum Mysterium. Coronatio Beati Maria Virginis in Caelo. Fiducia in Maria Regina nostra, petitur. Pater Noster, qui es in Caelus, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Caelo et in Terra. Pane Nostrum, quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induceras in temptationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Jesu, dimitti nobis, peccata nostra, libera nos, ab ignibus inferni, perduc omnes, animas in caelum, praesertum maxime indigentes. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve,
A te clamamus, exulis filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, Deus quis unigenitus, per vitam mortem ad resurrectionem suam, nobis salutis, eterni premio comparavit, concedi quesimus, ut haec mysteria sacratissimo, Beati Maria Virginis Rosario, recolentes, et imitimur quod continent, et quod promitent, assequamur, praeundum Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.